Vedete, 28 siamo su Dead or Alive 6. Sì, vi ho promesso che lo portavo e lo porto pure tardi, perché lo sto registrando ora, tardi su sera, e io dovrei partire domani per Milano. Quindi faccio questo video, ne voglio fare un altro oltretutto, quindi ne farò due, li farò caricare due. E raga, questi quando si caricheranno, quindi buona fortuna. Bene. Spero tra domani e dopodomani dovrebbero essere disponibili tutti e due i due video. Sta al tema picchiaduro. Dead or Alive è Mortal Kombat 11. Bene, parliamo di Dead or Alive. Allora, è un gioco abbastanza un po' spinto, ecco, mettiamo così, un pochettino, però è molto bello come dinamica di gioco. Allora, per prima cosa, combatti. Giusto. Combatti. Scontro. Vabbè. Io uso la tastiera. Salute normale sul limite. Round. Madonna. Facciamone due. Livello facciamo 3, che vuol dire normale. Ecco qua. Anzi. Mi correggo. Facciamo. Vabbè. Sto pensando a due. Però bene. Questi sono i personaggi. Sono un bel po'. Posso dire che sono veramente un bel po' di personaggi. Allora, ogni personaggio, se avete visto, sta scritto la sua tipologia di combattimento e stile. Alcuni sono, ecco, dei wrestler. Altri hanno Pikwang Chan Wan, un altro professionista wrestler. Mixed arti marziali, quindi mix wrestling, può essere un po' di tutto. Mugen, Tenshin, vabbè, ognuno ha il suo stile. Questo che mi piace è Snake Fist, il pugno di serpente. Questo è quello che adoro di più. Poi c'è proprio il karate. C'è chi usa il Kinchuan. O chi appunto Kundo. Cioè lo stile di Bruce Lee, fantastico. Sì, ci sono anche i personaggi maschili, lo so che combat sambo sarebbe in realtà combattimento corpo a corpo, stile marine. Street steel, cioè combattimento a strada, si vede, vabbè, ma si capisce. Ninjitsu, vabbè, era scontato. Un altro ninjitsu, però ognuno ha i suoi dinamiche differenti. Poi ci sono questi, system, non so che stile è questo, Onoka Fu, che cos'è Onoka Fu? Onoka è il suo nome, Fu vuol dire, a volte spesso vuol dire come Kung Fu, il Fu, è un suo stile. Quindi Onoka Fu, lei prende in realtà molti stili di altri combattenti. Pencastilat, non so che cacchio nome, Baji Kwan, vabbè, poi ci sta Lucha Libre, cioè wrestling brasiliano, no. Non brasiliano, scusate, mi ho detto una cazzata. Messicano. Chi si ricorda da bambini? Mucha Lucha. Ecco, praticamente lei. Poi, vabbè, questo personaggio e questi sono di altri due videogiochi. Piccola parentesi, però belli. Anti-Kart, vabbè, questo è praticamente... questa usa il ghiaccio. Praticamente, poi vabbè, ninjitsu, vabbè, lei non si sa, mistero, in realtà le stesse tecniche del personaggio lei, Kasumi. Poi abbiamo, vabbè, questo è l'ubriacone, Zhu Wan, dedicato allo stile dell'ubriaco, mamma mia, fastidiosissimo. Poi abbiamo lei, e poi abbiamo anche lei, Counterfeit Combat, cioè questa praticamente è una mistress, temena a sangue, cioè non è proprio... infatti combatte, temena e basta e fa male. È una sottospecie di... infatti è grande pure di altezza, se vedete quanto è alta, è appunto... è alta 1,70 m... Oh, dire, è grande quanto me, rispetto agli altri personaggi, gli altri sono più piccoli. Quanti anni sono? 1,58 m, ecco perché gli altri sono bassini infatti. Questa è la più alta, 1,72 m, infatti quando la vedevo giocare ho detto cazzo, questa è una amazzone, invece no, è più grossa degli altri perché gli altri sono bassi. Bene, posso dire che allora questi personaggi sono dei sgorbi, 1,50 m, 1,70 m, anche lei 1,70 m, almeno abbiamo qualcuno della mia stessa altezza. Allora, prima di giocare voglio farvi vedere qualche costume, perché è un casino, ma vi voglio far vedere una cosa divertente. Allora, per i costumi c'è un modo da sbloccare.
cinema, musica, raccolta, io ho di tutto qua, però questi li vedremo più in un altro futuro video. Allora, vedete i crediti P? Sono i coins come vengono chiamati. No, per favore, non rompere i coglioni, le scatole, raga. Mi dovete contattare proprio quando domani devo partire, quindi faccio un video e non rompere. I personaggi sono tanti comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vabbè, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vabbè, stavo solo a 31, 32, a breve, perché lei è uscita da poco, lei e queste altre due sono DLC tecnicamente, sì, anche lei e lei sono dei DLC, però sono delle uscite che si potevano... Cioè non è che sono uscite, come posso dire, non sono uscite nel roster principale, ma sono uscite successivamente, immediatamente dopo, disponibili. Non me lo chiedete il perché. Comunque il gioco ha avuto un po' di critiche, questo gioco. Perché ha avuto critiche? Ve lo spiego subito. Costava molto e il problema è che il gioco era questo, costava troppo con pochi contenuti. E non ha, la gente non ha piaciuto molto la cosa. Anche che mi sembra un po' strano, perché comunque ha funzionato la stessa dinamica con Dead or Alive 5. Quindi il 6, vabbè, la trama è molto frammentata, ha avuto un po' di critiche, ma più che altro di prezzi e costi. E concordo, i prezzi sono un po' altini, lo confesso. L'unica cosa buona che hanno fatto, e questo ve lo dico subito, è il fatto dei costumi. Perché? Per esempio, questi sono i costumi dei personaggi, per esempio di Kasumi, vedete? Che alcuni sono dei DLC, per carità, però ne ho sbloccati un bel po'. Questo ancora deve sbloccare, tranquillo che... Sì, qua sono slot, ma in realtà è una personalizzazione, quindi non è necessario. Se io vedo questi costumi, li vedete qua, vedete? I personaggi in teoria hanno, quindi da considerare, 13 costumi. Uno dirà, wow, sono tanti, in realtà no, perché due sono una questione di colore. Per sbloccarli devi fare a punteggio. Mo mi manca ad esempio questo costume qua di Kasumi. 409 punti, mi devo arrivare a 750. Come si arriva? Giocando. Devi combattere, salire, fai i punteggi sul personaggio e lo sblocchi il costume. Certi costumi però sono dei vecchi DLC del 5. Molti hanno detto, vabbè, potevano evitare, o semplicemente hanno detto hanno scartato. In realtà non è scartato, perché alcuni costumi sono dei fan art, fatto apposta da fan, quindi li hanno conservati alcuni. Il costume in teoria di Kasumi senza DLC sono 1, 2, 3, che poi è l'originale poi, 3, 4, 5, 6 e poi c'era la deluxe 7 e 8 con il bonus deluxe digitale, se lo scaricavi ovviamente, insieme il preordine. Sì, questi due infatti non li posso più ottenere. Vabbè, a me mi può fregare di questo, perché tanto ci sarà la versione originale che è questa. Però voglio far notare una cosa, il bello di sto gioco non sono i dettagli, sono le texture. Noti la differenza dei tessuti di pelle, di ferro, di gomma, plastica, vedete? Mo io posso spostare il personaggio, è vero, ecco, vedete? Notate la differenza colossale, se riesco, vedete? Si nota la differenza tra pelle e tessuto. Pelle e tessuto, no, ma si vede pure il riflesso, cioè è fatto bene. Poi il bello che hanno fatto molti dettagli extra. Beh, avete visto i costumi. Quindi sono un bel po', considerando anche le versioni alternative extra. Uno direbbe. Sì, e poi lo so che state guardando quelle. Cam, raga, eh. Poi ci sono i DLC, che io ho evitato prenderli perché ho voluto selezionare dei DLC, perché alcuni personaggi hanno pochi costumi rispetto ad altri, quindi quelli che hanno pochi costumi li ho presi, dei skin. Ad esempio, vedete, ad esempio ho preso questo, coniglietta,
muoio. L'ho preso per molti personaggi, confesso. Ah, però i veri costumi che mi piacciono di più sono quelli là. Vedi, questo è ad esempio del Season Pass 3, sei buonanotte. I costumi che io veramente vado matto sono per questi qua, ad esempio ginnastica, vestiti con pantaloni, pantaloncini, vabbè, poi ci sta la versione Babbo Natale. Bene, è inutile far vedere i maschi perché i costumi dei maschi sono sì o no 3. Io ne ho 3 infatti, eccoli qua, di cui ve lo faccio vedere qua, colorati, poi da sbloccare queste due versioni e basta, poi il resto sono questi. Cioè, ci sta versione Babbo Natale, versione ninja, non me lo chiedete questa cosa del Senside, vabbè, cose sue, pirata e poi felice matrimonio, punto. Queste sono le realtà 1, 2, 3, 4, le skin di tutti i maschi, quindi sono veramente pochi rispetto ai femminili. Da notare, se avete notato, che il femminile ha la versione un po' più aggressiva e meno di stile di determinati costumi, come ad esempio andiamo qua, Elena, costume principale, devo sbloccare questo che è il suo, è un altro che poi è un suo vintage che è del 5, oltretutto. Poi c'è questo, sì, questo è uno dei miei preferiti perché mi piace troppo come costume, sì, io li adoro questi costumi così, semiaderenti però belli. Vabbè, poi c'è questa che mamma mia, bella anche, e poi ho sbloccato questa, troppo bella questa, mamma mia, raga, è troppo bello. Poi sono disegnati benissimo, quindi lasciate fare, però sono tanti costumi da considerare, sono sempre 15-16 costumi, non è che sono pochi, raga, in un certo senso. Sì, poi c'è la deluxe, sì, perché ho comprato il DLC deluxe, era scontatissimo, era in offerta. Io i personaggi li ho presi separati dal gioco, onestamente parlando. Cioè, prima ho comprato il gioco gratis, poi ho preso i personaggi, prima maschili e poi femminili, perché i femminili volevo prendere alcuni, poi li ho presi tutti. Sì, però in momenti differenti, quindi non tutti in un colpo solo. E poi ho visto l'offerta della deluxe e basta. Poi ci stanno gli stessi costumi, ognuno, che poi sono belli, però c'è da dire. Vedete, ecco, sì, ecco che cos'è. Questa è estate, versione Aiden, quindi diciamo più sensuale. Ebbrezza estiva, quindi più vestito, più coperti, capito? E poi ci stava costume poi da pirata a tema mare, quindi dei sette, il pirata praticamente, la fantasia. Questa era una vecchia skin di Dead or Alive 5, i ninja, quindi ripropongono anche vecchie skin. Vedi, la coniglietta non l'ho presa perché lei già è provocante in molti costumi, però ho voluto prendere vesti da strega, sì, perché c'è la skin da strega, bellissimo, per a tema Halloween. Estate bollente, vedete, quindi un'altra skin dedicata all'estate, infatti ne so 3. Poi ci sta la palestra, io adoro questo qua della palestra, a parte che è un po' un colore pure carino. E poi ci sta versione provocante e non di Babbo Natale e del Natale. Vedi, qua mi sono meschini. Questa è la mia preferita, Tina. Non c'è niente da fare, Tina è la mia preferita. Versione attuale Dora Live 6. 5, questa è del 5, è così che poi in realtà, se vi ricordate, ci sta un'altra sua skin nel 5, che dovrebbe essere questa, poi è stata rinnovata. Scendendo, scusate, un po' di tosse, come sempre. Poi ci sta questa era era versione cowboy, infatti. Poi ci sta questa qui, un'altra. Questa è quella, tutti i costumi adesso di vecchi DLC. Qui, anche questa era estate, DLC a tema estate, non ricordo. Poi la deluxe, questa era proprio a cowboy, che era un altro costume deluxe, quindi figurati. E poi la solita matrimoniale, pirati, belli, però vedete, da notare, io i costumi a tema mare non l'ho voluto prendere, non mi piacciono, lo ammetto, non mi interessano. Magari questa brezza estiva un po' così, uno dice ma è coperta, non mi interessa, mi piace più così. Questa la prenderò, ma per un motivo, perché mi fa ricordare troppo la skin del clan di Sub-Zero, punto. Solo per questa la prendo,
però più in là. La coniglietta è inutile perché è provocante a prescindere. Strega l'ho evitato, vedete, perché poi ha tante skin, quindi ho evitato prenderle. La tuta è Damasco, questa la dovrei prendere a ginnastica, perché alcuni costumi gli aggiustano i capelli, quindi ti sbloccano pure i capelli, quindi ogni tanto si deve fare un cambio, o si cambia un po' lo stile, e poi il cappello e cosa natalizio. Sì, mo ci dedichiamo ai costumi di Dead or Alive. Un altro invece sarà tutto un gameplay. Sì, perché durerà sto video, ve lo dico già. Quindi farò questi due video, Dead or Alive, tutti insieme, poi Mortal Kombat. Però Mortal Kombat credo che lo porto il 23, perché c'è una novità che già molti stanno portando, ma ve lo porterò con qualcosa in più, già vi avviso. Ecco, Bass, bellissimo. Io lo prendo lui perché ha una bella skin classica che mi è sempre piaciuta. Poi questa è la deluxe. Con la deluxe The Master mi dà fastidio. Infatti potevo anche... mi dà fastidio come skin. Non so perché, non me lo chiedete. E poi vabbè, elegante. E tutto il resto. Pirata, arg. Oddio, barba nera. Vabbè, poi gli altri sono questi. A tema mare o... Mamma mia, quanto è figo questo. Alcuni li devo prendere però, alcuni li devo prendere, certi costumi anche da maschi. E poi c'è lei, vabbè, anche lei non scherza. Mila. Lei mi piace perché ha le due skin. Queste sono tutte riferite. In realtà era questa, quella che usava lei nel 5. Poi ci sta anche questa. Vabbè, io le ho sbloccate queste. Vedete che alcune non. Al di là che non ho fatto. Non le ho sbloccate. Perché alcuni. Io voglio avere un costume diverso a testa. Quindi se mi esce una copia, vedi, ad esempio qua mi manca 1, 2, 3, vedete? Questo io spero che lo sblocco, così prendo un altro nuovo costume per lei. Però poi vedo quale preferisco di più come colore. Credo che però prendo questo, il suo colore naturale anche dei capelli. Naturale. Poi c'è questa versione che non è che mi garba moltissimo, però è un suo costume. Vedete, lei ne ha di più degli altri, vedete? Quindi ecco perché ho detto, alcuni sono costumi sia campagna a tema storia, altri sono vecchi DLC. Lei invece in questo caso era una skin che si otteneva, se non sbaglio, dopo la campagna del 5. Ecco, poi c'era il costume deluxe, vabbè. Vabbè, vedete, poi ognuno ha sempre gli stessi costumi. Vedete, a lei non gli ho preso quasi nessun DLC, nessuna... Forse vorrei prendere questo, però lei già ha la tuta, quindi è inutile. Quindi prima o poi prenderò qualche costume suo, ma ne ha tanti, quindi ho evitato. Lei, lei già, ma anche voi stessi li vedete qui, perché io li metto qui in bella vista i costumi dei personaggi. Devo sbloccare la sua versione originale, eccola. È inutile che vi faccio vedere lei, perché era proprio all'inizio dell'immagine dello schermo. Lei la devo sbloccare, vedete il tessuto com'è diverso, si vede chiaramente che quello è fatto di stoffa. Poi ci sta la versione questa che era un vecchio DLC, bellissimo. Questa era un altro DLC, no anzi, questa se non sbaglio, no non era un DLC. Questa fa parte della skin, non mi ricordo se questa era un DLC o questo. Forse se non sbaglio questo era della storia di Dead or Alive 5, perché questo è il vintage classico, quindi vedi alcuni personaggi hanno mantenuto il classico, certi costumi, e li hanno messi come secondo infatti da sbloccare. Ma forse questo era un DLC, perché io mi sembra di averlo questo come costume, sì. Poi è bella questa, anche questa, che poi è elegante, però voglio sbloccare il color nero, sì, sono fissato col color nero. Costume deluxe, che è simpatica. E poi ho sbloccato questo. Ho voluto, ecco, a lei ad esempio mi è piaciuto perché ha pochi costumi. Quindi ho preso questa qui che mi piaceva. Poi è quella più coperta, se notate, vedete. Poi versione ninja per forza, perché mi piaceva. Pure provocante. E poi questa per alternare, la strega vedete che le skin sono diverse. Io ho preso delle skin che variano anche come DLC, perché se no non è divertente. Vedete, questa ad esempio già ce l'ho qualcuna, infatti ho evitato prenderla.
Bene, tornando a noi, mo arriviamo allora. Loro non hanno quasi nessun costume, questi due. Cioè, i maschi hanno pochissimi, anche se ve li faccio vedere ci rimanete male, perché sono due, giusto due o tre. Quindi passate attenti ai personaggi femminili. Vabbè, sì, cioè, guarda, sono gentile, ve lo faccio vedere. Questi sono i costumi, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Belli, poi il resto, poi c'è quello là matrimoniale e quell'altro, vedete pure questo, 1, 2 e 3. Ditemi, guarda, guarda proprio niente da fare, che tristezza. Vabbè, inutile, è la stessa cosa anche per lui. E andiamo anche da lei, ecco, qua iniziano ad avere altri costumi, vedete? Eh sì, ecco qua, lei è adorabile. Vedete, ho già un po' di skin, vedete, ho un po' di colori, costumi, eccoli qua. Io vado direttamente a quelli che devo sbloccare, infatti mo sto usando lei, e infatti ho sbloccato qualcosina, stavo sbloccando il punteggio, vedete? Però i suoi costumi non è che sono chissà quanto belli. Io prenderei questa ad esempio, perché è molto al tema marinara. Questo sembra un carcere, quindi mamma mia, no? Vabbè, versione panda, madonna. Questa a un mio amico gli piacerebbe sto vestito, già lo so. È fan dei panda. Questa è la scolaretta praticamente, che non mi piace come costume. A molti vanno pazzi, a me non mi piace questo costume. A me piace questo. Mamma mia, lo devo sbloccare ancora. Cioè, vedete i points, guarda quanto mi manca per i points, raga. Lei lo adoro, lo voglio prendere questa skin, eh. Devo sbloccare queste tre skin. Però preferisco questa. Nera, di pelle, proprio... Io vado matto per le cose in pelle, non posso darci niente. Mizzica. Vabbè, no, scusatemi, non si può... Non... cioè qua mi censurano il video, Poi abbiamo versione... Vabbè, deluxe, che grande differenza. La matrimoniale, la solita cosa, pirata, bla bla, vabbè, non mi interessa. Prezza marina. Questo invece è da coniglietta, noi io l'ho preso perché praticamente è identica alla deluxe, raga. Già ce l'ho la deluxe, praticamente, che cacchio mi fate? No, neanche la strega, che è carina, vedete come sono già diverse le skin. Però volto prende da allenamento, energia pura, quindi una bel... un bel... un bel vestito, insomma, che poi non per qualcosa il vestitino è pure stretto, cioè qualcosa si vede un po' sotto. Bravi, belli, bene, bravi. Bravi. Devo sbloccare quella dannata skin. Poi abbiamo lei, lei invece ha dei bei costumi, di cui ho sbloccato anche qualche sua DLC. Vedete, ad esempio questo era della versione di... non è una versione, è della storia, però si usava anche nel Dora Light 5. Infatti sono indeciso quale prendere. Io vorrei prendere questi qua militari, perché ha molti costumi a tema militare. Vedete, vorrei prendere questo ad esempio, o questo, anche se preferisco questo onestamente. Poi decido. Lei già ce l'ho la skin sbloccata, vedete, questa è della storia, infatti me l'hanno sbloccata, perché l'ho fatta pure. Poi c'è questa versione qua da... non mi piace. Questo costume deluxe, vedete. E poi abbiamo, ecco, non mi piace, però vedete che tende al verde, quindi certi colori ce l'hanno predefiniti, vedete, quindi per questo, e infatti ho voluto prendere questo. Bello, no? Dai, uffa, ecco, vedete, mo io voglio farvi notare solo una cosa, lui è figo, ha soltanto questo. E poi ha la deluxe. La deluxe è brutta perché sono un po' del tipo perversi. The muscle, fanno vedere i muscoli, no? Ecco, infatti questo tiene tutti tatuati, per carità, il mutandone, e basta. Poi ci sta, costume sempre un po' provocante. I ninja sono belli, i costumi maschili ninja mi piacciono. Solo che quelli femminili, così cosa, dipende, non sono così tanto... belli. Ecco, lei invece è tosta, lei è una disgraziata, io la adoro, la amo, lo ammetto apertamente, qua lo dico, lo ammetto. Io adoro questo suo costume, voglio sbloccare questo. Questo è il suo, però io voglio sbloccare questo, il nero. Non mi piace l'azzurro, ma il nero è figo, già sto per sbloccare questo in realtà, però non mi piace.
Però guardate la guardate il tessuto si vede chiaramente che è fatto di pelle, mamma mia, troppo bello. E vabbè, e sì, le tette dondolo. E vabbè, tipico. Vabbè, vestito elegante, guardate la differenza di tessuto. Si nota che sono due tessuti differenti. Questa è una bella cosa. Poi abbiamo questa versione. Ovviamente inutile dire che la sblocco. La devo sbloccare. Ce l'ho già questa, è stata sbloccata, però la rossa non mi piace, la nera sì. Ah, questa invece è quella che mi piace, questa richiama molto stile vintage. Infatti il corsetto è tutto bello. Infatti c'è la differenza pure di tessuto, guardate com'è figo. Si vede tutto, si vede la differenza. No, ripeto, è fatto molto bene. Ah, potrei sbloccare questa, ma non mi è mai piaciuto. Poi ci sta la versione deluxe che non mi interessa. Pirata, bella, però non mi piacciono alcuni costumi. Questa la devo riprendere, mi piace perché è nero. Io devo prendere le versioni ninja, sono dei personaggi che richiamano, a mio parere, le skin dei ninja di Mortal Kombat. Quindi la verde, il nero che è noob, il grigio, l'azzurro che è Sub-Zero e poi ci sta il giallo. E sì, il verde già l'ho detto, 5. Ah, e poi il viola. Quindi devo trovare, anzi se il viola già l'ho sgamato in realtà, però poi ci sta la coniglietta che l'ho sbloccata, infatti non mi piaceva. E poi ci stava versione, vedete, molti non li ho presi gli stessi perché giustamente sono un po' uguali, ho evitato, è una questione di scelta anche, ci sta pure, senza essere ripetitivi. Poi c'è lui che è simpatico, che infatti ha pure la skin bianca eccetera eccetera. Questi qua che ho sbloccato e o che non ho acquistato, però ad esempio ho acquistato che alcuni ho acquistato o non, in questo caso non comprati, li ha o io non li posso usare questi costumi, mentre questi acquistati li ha o io li posso giustamente usare. Vedete i costumi. Poi ci sta la versione ninja della trasformazione, questo ad esempio lo vorrei sbloccare, lo devo prendere questa skin. Vedete, alcuni li voglio prendere perché sono fatti bene, mi garbano, alcuni, non tutti. Poi abbiamo, vabbè, lui ha stessa cosa delle skin. Vedete, questo ne ha poche ad esempio. Questi li devo sbloccargli, che bella, è della storia. Poi c'è questa che ancora non l'ho sbloccato perché comunque costano, vedete. Quindi alla fin fine i maschi hanno sì o no sempre 3-4 costumi rispetto ai personaggi femminili che, ecco, arrivano un po' più in alto, hanno più costumi. Ecco, i personaggi, ma arriviamo ai personaggi piccoli, femmine, 1, 2, 3 e 4, sono le più piccole come persone, sono le più giovani insomma. Io non so che mente malata sono i giapponesi, però vabbè, lei è la classica cameriera bambina che viene un po' sfruttata, ecco, che sta presso al suo padrone, ecco, un po' brutta lì, però è così. Ho sbloccato qualche costume, questo qui, questo era se non sbaglio era un DLC nel 5, perché infatti aveva solo pochi costumi. Poi ci sta questo, vabbè, che ancora non l'ho sbloccato ma non mi interessa. Ho sbloccato questo che era un suo vecchio costume del 5 se non sbaglio. C'era questa versione che ancora devo sbloccare, potrei, ma non mi piace, la voglio nera, sono fissato col nero, raga, no, ti prego, no. Infatti ho sbloccato la versione nera, la gatta nera, vabbè, sì, tutto sul nero, non può starci nulla. Poi c'è Clay, questo è deluxe, non mi piace. Ecco, la diavoletta, ecco, costume inserviente, ecco, vedete come avevo detto io, eccolo qua, diavoletta, ecco, questo costume lo puoi ottenere con la Season Pass 3, cosa che ovviamente ho evitato. Vedete, certi costumi, come i pirati, alternano con le bambine, quindi certi personaggi femminili si alternano, dalla tipologia se sono più aggressive o meno o roba simile, non lo so com'è la logica. Per le bambine varia sempre, a prescindere, cambia molto lo stile. E infatti questa mi piace, l'ho preso proprio con un costume. Poi ci stanno, vabbè, queste, ecco, questa ad esempio è questa skin, questa somiglia alla vecchia skin di
di Tina, cioè l'hanno invertita. Questa era di Tina in realtà nella versione del 5. L'hanno passata a lei mentre l'hanno aggiornata con Tina. Poi c'è questa versione qua, sempre consigliata sexy. Coniglietta sexy. Ok, non l'ho presa perché appunto è una bambina, non riesco a vederlo. Da strega sì, perché è un costume in cosplay, quindi ho chiuso un occhio. Oltre a questo, questa patì, poi questo è una linea, beh, le solite cose. Poi abbiamo lei. Lei ho avuto da bestemmiare per sbloccare i suoi costumi, perché io voglio sbloccare, ho sbloccato. Questo vabbè è il suo standard. Poi ci sta questa, che la devo ancora sbloccare perché mi piace il fatto che è da strada. In realtà, vedete, è molto simpatico sta cosa. Non per davanti, non pensate a male. Ecco, guardate questo. Ecco. Questo era il suo costume, ecco, ovvero questo qui. Era di... Era di Dead or Alive 5. Infatti veniva usato lei. Intanto si nota la differenza di effetto di luce. Non dico dalle tette, non fate caso alle tette, basta. Raga, guardate i suoi occhi. Guardate gli occhi del teschio. Come si riflette. Proprio anche il teschio si vede che è in plastica. Madonna, geniale. E poi c'è questo costume, che l'originale è questo, però io ho preso questa qui che mi piaceva di più. Uno dice, perché hai preso questo se non ti piace il nero? Lo so, però i pantaloni erano violazzi, brutto, quindi ho preferito questo che ha il pantalone almeno in nero. Poi vabbè, vestito da così. Adora la mucca questa, chissà perché la mucca. Ma forse per le mamme, cioè dicevamo. Poi la versione deluxe, giusto, facciamola più porca anche lei. Poi ci sta la versione nuovo look, vabbè. Vabbè, a me non mi piace perché sono bambine, sono piccole bambine. Infatti non gli ho fatto nessun altro costume, ma non per cattiveria, non mi piace i costumi con le bambine. Poi abbiamo lei, che è la nuova, una nuova, che è la dottoressa, tutto io. Ecco, questa qui ha una versione strana, molto particolare. Questa è il suo primo, quello è il primo costume, questo è il secondo. Vedete che è un po' strano il suo costume. Poi abbiamo quest'altro costume in nevata, cioè non muori di caldo, donna. E poi c'è questa, la deluxe. Non somiglia tantissimo alla versione così. Infatti sembra che ha il costume della deluxe sotto il giubbottino. Infatti è una presa per i fondelli, che ce l'ha effettivamente, vedete? È un tessuto, ci sta un costume sotto, che sarebbe questo. Modificato però, E poi abbiamo, ecco, questa era, si sbloccava se facevi la preordine della deluxe, insomma, che molti l'hanno fatto e poi si sono pure arrabbiati perché effettivamente i contenuti erano molto limitati. Vabbè, lasciamo stare. Ve l'ho detto, è stata una lamentela di prezzi, però mo si è riparato per il momento. Del Dorale 6, ma ha aggiunto personaggi, sta aggiungendo costumi, come deve essere, insomma. Ecco qua, versione pirata, sì, perché lei ci stava, mi piaceva la versione pirata. Poi ci sta, vabbè, poi ci sta la versione ninja e cose, che poi vedrò di sbloccare. Ecco, ad esempio lei ho voluto prendere versione palestra e Babbo Natale, poi perché lei tiene quella skin, quel costume, tutta imbottita. Ho detto no, vabbè, se tiene questa imbottita non potevo non mettere la versione Babbo Natale, per forza. Poi abbiamo lei, lol. No, lei devo sbloccare i costumi. Quando l'ho vista per la prima volta aveva sto coso addosso, io ho detto oddio, madonna, infatti nel 5 ha sto costume. In realtà, infatti io ho sbloccato questo. Questo era un DLC, che era con il vestito. Poi c'è questa versione qua, che ho sbloccato questa qui ma non mi piace, spero di sbloccare questa. Vabbè, tanto è indifferente perché lì adesso poi inizia a usare anche questo, alterna. Poi ci sta questa versione qui, che era simpatica ma non mi piace. Poi la versione deluxe, vabbè, poi sembra la solda. Anche se qua mi sa che ho preso il suo un costume, versione strega. Giusto per fargli un costume perché non ha ne ha pochi, insomma. Anche la palestra stessa cosa.
che però è diverso dal personaggio femminile di prima, di Nico, giusto? Nico, ok. Se moriamo a lei, se allora lei, io voglio sbloccare il suo costume, questo già ve lo dico, perché è bella, mi piace, ma non ho possibilità, devo ancora sbloccare, mi mancano i punti. Sto per questo già l'ho sbloccato, però non mi piace, ma dopo appariscendo voglio. Poi ci sta questa versione che era del 5, se non sbaglio, o questa comunque del 5, tutte e due mi sembra. Anzi, uno mi sa che era un DLC. E questa era simpatica, infatti è indifferente, il colore mi piace, quindi avrei sbloccato anche questa versione. Dottoressa qui, sì, che ovviamente ho sbloccato questo costo qua, però potrei sbloccare anche questo. Ho sbloccato, vabbè, questi qua, tutte e tre, perché sono belli. E poi vabbè c'è la deluxe. Poi vabbè, lei ovviamente non potevo sbloccare la coniglietta finalmente. Mi piace il colore, raga. E no, no, vabbè, loro sono rimasti uguali. Questi non hanno praticamente costumi. Andiamo direttamente a lei. Lei purtroppo sono ancora indietro con i costumi. Lei è molto particolare. Questa è nella nuova versione. Poi ci sta la versione del 2005. Cioè di Dead or Alive 5. Eccolo. E devo sbloccare ancora questo. Che questo è un DLC, invece l'hanno messo come costume e mamma mia, io la voglio, non mi interessa proprio. La voglio, cioè a prescindere, è troppo bella. Che se la prende ovviamente sblocchi anche con la maschera. Quella maschera brutta, però non mi interessa. Ovviamente no, io preferisco la nera e basta, sono. Poi questa è molto provocante. Poi c'è questa versione qui. Molto appariscente, cioè troppo roba, non mi piace, però devo sbloccare, che un costume alternativo deve sempre averlo. Poi c'è questa versione qui che non è malvagia, anche se ho sbloccato questa, però sono ancora indeciso quale puoi sostituire, cioè sostituire, quello usare, mettiamola così, perché io soggettivamente costume di da wrestler. Allora, da wrestling, come lei, io vi dissi insieme a Nico che era uno dei personaggi come DLC, ok, ma tramite la deluxe e il preordine praticamente li ottenevi con i suoi loro due costumi alternativi, costume da wrestling lei e quell'altra con il vestito da dottoressa, da camice. Io ho sbloccato finalmente la versione pirata, sì, perché a lei mi piaceva troppo, vedete, troppo figa versione pirata, poi ha la spada, raga, figo. Le altre versioni non mi andava di prenderle perché giustamente sono inutili. Sono sincero, sono onesto. Ah, lei finalmente l'ho sbloccato qualche. Qua un po' di costumi lei. Ma per un motivo, non ha niente. Cioè ha questi costumi qua che mi fanno schifo. E poi ho sbloccato finalmente un suo costume. A Safa, che si trova sotto a questo. Palesemente. Vedi, non ho sbloccato ancora nessun altro. Potrei, ma non me ne tiene. Perché tiene già questo costume. La deluxe. E gli altri non mi piacevano, onestamente. Vedi, ad esempio anche lei, ad esempio ha il costume come le piccole, non so perché alcune volte alternano. Ho deciso allora di fargli a lei il nero, ecco, così iniziano a avere altri costumi che sono i deluxe, però, cioè i DLC, scusatemi. Eh sì, perché non ha niente di bello, vedete, quindi ho dovuto mettere a lei qualcosa di nuovo perché gli manca, praticamente gli manca costumi, quindi ho voluto farlo apposta. E io ho preso pure la versione Babbo Natale, lei è poca, lei e Nico sono gli unici che hanno il costume da Babbo Natale, perché li ho alternati di colore, punto, palesemente parlando. E poi c'è lei, che lei ha solo tre costumi, che tutto il resto è DLC, quindi ha solo tre colori, uno, due, e basta, e poi il resto sono costumi, DLC. E infatti il pirata è proprio poi che io voglio prendere a lei, infatti ho l'infermiera, classico, cameriera, volevo ma troppo, tutti lo usano, e poi sexy bunny, beh, quello l'ho voluto usare per forza, bella, non c'è niente da fare. Poi ecco qua Creaturil, che tiene già due skin, questa e questa, che si alternano, e poi ci sta la versione sposa, che non mi piace, pirata, carina, però non l'ho presa, infermiera no. E beh, ha gli stessi costumi praticamente di cosa. Questo invece mi è piaciuto perché mi ha fatto ricordare non proprio la coniglietta, ma l'assistente da mago.
perché ha molto quello stile, a dire il vero, quindi diciamo per questo motivo. Ah, lei e lei sono due personaggi di Dead or Alive, alla fin dei conti. Quindi molti loro costumi in realtà somigliano, cioè ce li hanno, eppure tanti. Lei ad esempio ha il costume un po' alla Kasumi, se non sbaglio, si chiama Kasumi questa? Sì, perché se vi faccio vedere il costume suo prima, il principale, vedete? Uno e uno dice ok, ma non somiglia poi tantissimissimissimissimo. Beh, una somiglianza in realtà ce l'hanno un po', ma giusto un pochettino. Questo è il suo costume principale. Infatti io sblocco pure il colore. Devo sbloccare questo, lo voglio sbloccare. Che questo in realtà era un costume dedicato a un DLC. Sì, vi sto facendo vedere i costumi dei personaggi praticamente oggi. Poi quest'altro costume lo voglio sbloccare pure, perché così ha delle alternanze con lo stesso colore. Ha la sua versione da ninjutsu, che ovviamente sceglierò, credo il nero o il rosso, è indifferente, però questi due li voglio. Infatti costano veramente poco. Versione, non me lo chiedete il perché, da poliziotta, però ve lo prenderò nero, non mi interessa. Costume deluxe, che poi in realtà è la versione originale sua, che sarebbe in realtà di Dead or Alive 5 se non sbaglio, quindi figo. E poi ci sono i DLC, che ho sbloccato soltanto prezzo e stila, perché mi piaceva un po' il colore, lo ammetto, mi piaceva troppi fiori, molto bello, mi piaceva. Poi ho preso la versione strega, perché mi mancava una e mi piaceva il colore tra il nero e il rosso. Belli, belli. Ma uno mi dirà, e quello si gioca con calma. Mo voglio far vedere, vi sto facendo vedere tutti i costumi, vi sto facendo vedere pure come si sbloccano in teoria. Se si gioca. Questa ad esempio è nuova, infatti io ho dato solo, gli do solo questo, lei non ha niente, devo ancora giocare con lei. Infatti, ecco qua. Allora, Reiki al costume, eccolo qua. E poi ci stanno tutti i costumi suoi vintage, classici o DLC. In questo caso questo ce l'aveva. Questo qua credo che era un DLC, mi sembra, non mi ricordo. Questo era un DLC, infatti ci andavo pazzo e mi piaceva. Anche questo è un DLC, era un DLC. Di cui mi sa che costicchiano pure, infatti. E poi ha tutte le sue versioni fino a quando sono uscite. Vedete, però non tutte, alcune, quelle più che dicono vabbè, diamogli questo. Ad esempio a lei forse questa qui io la sboccherei volentieri, non lo so. Bene, avete visto i personaggi. Database, vabbè. Il prossimo video dedicherà al combattimento. Però alla prossima volta. Qui dal 38 passo e chiudo.